Buongiorno da Telpress Italia, primo piano nota stampa di martedì 5 ottobre. Tra i temi della difesa, sul panorama difesa il racconto dell'incontro del ministro della difesa Guerini con il segretario della difesa Lloyd Austin a Washington, tenutosi lo scorso 3 settembre. Nel corso dell'incontro, il ministro ha evidenziato il rapporto privilegiato tra Italia e Stati Uniti. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è strategica, decisiva e importantissima e trova nel settore della difesa uno dei maggiori punti di forza. La decisività del rapporto tra i due paesi è emersa anche nella drammatica crisi a Kabul, dove grazie alla stretta cooperazione fra le nostre forze armate siamo stati capaci insieme di condurre la più grande evacuazione di civili della storia. Guerini ha tenuto a sottolineare che la difesa italiana continuerà a contribuire allo sforzo politico di facilitazione del dialogo intralibico e di pieno sostegno all'azione delle Nazioni Unite e che sta implementando il suo impegno a anche in Africa, e particolare nel Sahel, la cui fragilità rappresenta un rischio concreto per la sicurezza. Panorama a Difesa segnala la riunione informale dei Ministri della Difesa dell'Unione Europea in Slovenia dello scorso 2 settembre a cui ha preso parte anche il Ministro Guerini. Nel corso del suo intervento Guerini ha affermato che la crisi afghana fornisce ulteriore conferma di quanto sia instabile e incerto il panorama geostrategico e ci porta a una serie di lezioni che dobbiamo apprendere come Unione Europea. È necessario migliorare la nostra capacità di anticipazione strategica, valorizzare le peculiarità e gli strumenti proprio della Unione, dotarci delle capacità necessarie per operare efficacemente, ma soprattutto avere la volontà di impiegarle in modo efficace e coerente in relazione agli obiettivi. E ancora su Panorama Difesa una sorta di resoconto della guerra in Afghanistan e dell'impegno della difesa italiana. Il ministro Guerini traccia un resoconto dell'impegno delle forze armate italiane. Tra i temi esteri, il terremoto Pandora spaventa i big, la Unione Europea prepara la stretta sull'evasione, scrivono Stampa, Corriere ed altri quotidiani. Le rilevazioni dei Pandora Papers stanno scatenando una tempesta. Il database di circa 12 milioni di documenti, per la prima volta, espone le ricchezze nascoste di un gran numero di capi di Stato e leader politici. L'Unione Europea ha confermato che, prima di fine anno, sarà presentata la proposta normativa per fronteggiare gli abusi delle società di comodo. Nei Pandora Papers è anche l'amante di Putin, ma il Cremlino nega, scrive Repubblica. La battaglia per il clima, riporta Stampa insieme ad altri quotidiano, il pressing di Kerry su Cina e Russia per ridurre la CO2 affinché la Conferenza per l'emergenza clima possa raggiungere i suoi obiettivi reali e concreti. La percentuale del PIL mondiale prodotto dai paesi impegnati a tenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, dovrà salire dall'attuale 55 al 70%. Le chiavi restano soprattutto Cina, India e anche Russia. Per gli Stati Uniti questa è la soglia che definirebbe il successo della COP 26. Un consorzio europeo che serva ad acquistare gas solo per lo stoccaggio, una riserva da utilizzare nei momenti di tensione sui prezzi dell'energia e di difficoltà nell'approvvigionamento, è la proposta che stasera in Slovenia verrà posta sul tavolo del Consiglio europeo, la prima mossa sostenuta anche dall'Italia per rispondere alla crisi che ormai da diversi mesi ha messo sotto stress il mercato dell'elettricità ed ha costretto alcuni Stati membri ad intervenire per calmierare le bollette. Scrive Repubblica ed infine ieri il blackout comunicativo dei social che ha tenuto tutti in ostaggio per ore WhatsApp, Instagram e Facebook su stampa e tutti. Per l'economia, dopo i risultati delle amministrative, Draghi avanti sulle riforme riporta a stampa. Oggi, convocata la maggioranza sul tavolo, c'è l'abolizione dell'IRAP sui lavoratori autonomi, la revisione di IRPEF e il riordino dell'IVA su una serie di prodotti a largo consumo. Si accelera anche sul fisco. Via alla delega, subito 10 miliardi per ridurre le tasse. Legge di riforma in CDM, il catasto verrà rivisto anche, lo scrivono anche Repubblica, solo. PNRR, il messaggio del presidente Mattarella sul Corriere, è la spina dorsale di un'Europa più solida ed equa. Le riforme associate al PNRR sono gli strumenti per la trasformazione del nostro sistema economico. E sempre sul PNRR il sole segnala i mille esperti per aiutare gli enti locali. Il 60% finisce al nord. L'esigenza di fare in fretta guida anche il criterio di distribuzione di posti e risorse finanziarie. In gioco ci sono 320,3 milioni che saranno assegnati in base a un doppio criterio. Crescita. Il ministro Di Maio sul Sole focalizza l'attenzione sulle imprese e sul loro merito per la ripartenza. Al summit made in Italy 2021, il ministro ha parlato di una crescita generalizzata dell'export un po' ovunque. Germania più 24%, Francia più 25% e Spagna più 30%. Sono i paesi europei con più crescita ed è importante perché sono mercati maturi. E sui mercati più promettenti dice penso che dobbiamo puntare ai paesi necessari nell'ambito dell'Indo-Pacifico e comunque guardare all'importanza dell'Asia. Di Maio ha poi ricordato che l'export potrà superare il contributo del 32% al PIL e arrivano anche le parole del numero uno di Confindustria Bonomi, sempre dal Made in Italy Summit. Oggi l'industria italiana è più solida e competitiva e rappresenta il principale fattore di traino della crescita del PIL stimata al 6% nel 2021, ma la sfida aggiunge è la crescita dal 2022 in avanti che deve essere solida e duratura per garantire un futuro sostenibile al Paese. Per la politica sono i risultati del voto nei comuni a dominare le pagine dei quotidiani. Le città premiano il centro-sinistra che vince al primo turno a Milano, Napoli e Bologna. Riportano Corriere e tutti i quotidiani. A Roma sarà ballottaggio tra il candidato di centrodestra Michetti, che è avanti, e quello del centro-sinistra Gualtieri. Restano fuori Raggi e Calenda. A Torino il Dem Lorusso in vantaggio su Da Milano, ma si deciderà tutto il ballottaggio. Mentre la Regione Calabria va al centrodestra. Ovunque però si registra un forte ascensionismo, affluenza più bassa di sempre. Tutti i quotidiani concordano sull'analisi del risultato elettorale. Flop di Movimento 5 Stelle e destra a vincere il centro-sinistra. Dal Fronte, d'Em Letta vince anche la sfida a Siena e torna in Parlamento. Il centrodestra è finito. Io ora più forte di Conte, riporta stampa. Il segretario Dem punta la leadership, Sarò il federatore del nuovo Ulivo, scrive Corriere. Letta esulta per la rivincita su chi criticava il PD e a Repubblica dice «Queste elezioni sono la prova generale delle politiche perché testimoniano che la destra è battibile». Quando sei mesi fa mi è stato chiesto di tornare, la vittoria di Salvini e Meloni pareva ineluttabile. Noi abbiamo fatto una campagna casa per casa, sul territorio, fra la gente, sui temi concreti, parlando di ciò che interessa le persone. Ora, commenta il Corriere, tra i dem scoppia un'insolita pace, pure la minoranza si allinea al leader. La Serracchiani al Corriere, i risultati sono una spinta all'intesa con il Movimento 5 Stelle. Andare alle urne? No, prima le riforme. Flop del centrodestra, voti in fuga da Salvini e la Meloni, la sfida. Noi primo partito, scrive Stampa. Debacle della Lega, con Fratelli d'Italia si apre il duello per la leadership. Crollo a Milano e Torino per il carroccio. Si sgonfia l'ondata sovranista, scrive Repubblica. Salvini ammette, abbiamo perso per demeriti nostri, riportano Corriere e tutte le testate. Giornale parla di schiaffo a Salvini che ora fa autocritica mentre la Lega diventa subito governista. Libero lancia la sveglia al centrodestra. Il voto è un campanello d'allarme. Gli elettori vogliono una classe dirigente responsabile. E il giornale scrive il centrodestra è primo, ma non è stato capace di far votare gli indecisi. Intanto la Meloni crede ancora nella possibilità di fare 3 a 3 riporta il giornale e rilancia Draghi al colle e subito al voto scrive Repubblica. Il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, al Corriere dice «Non c'è nessuna sconfitta del centrodestra, si poteva fare di più, certamente, ma per il momento mi godo il risultato straordinario della Calabria». Movimento 5 Stelle, tracollo al nord, ma i grillini mantengono un peso nel mezzogiorno, scrivono Corriere ed altri quotidiani. In vista dei ballottaggi, Conte dice «Mai con la destra» cadono le città simbolo il Movimento 5 Stelle si salva solo con il PD, scrive Stampa. Col PD Casa Comune rilancia Di Maio, con Roberto Fico, che a Repubblica conferma premiata la mia linea. Il risultato di Napoli conferma la forza del progetto del PD e del Movimento. Conte, che si intesta a Bologna e Napoli riporta il fatto, rivendica l'alleanza con i DEM, ma il vero test ammette sarà l'intesa sul colle riporta stampa. Libero attacca, grillini ridotti a ruota di scorta del PD. I risvolti sul governo per Palmerini, sul sole, in attesa del ballottaggio, il primo tempo rafforza l'unità nazionale di draghi. Per Feltri su domani è il miglior risultato che il Premier potesse sperare. Il test, secondo il Conte sul messaggero, rafforza Draghi si allontana l'ipotesi urne, il Premier spinge sulle riforme adesso il governo è più forte, scrive stampa. Draghi incassa il risultato elettorale e con la vittoria del PD punta a un autunno senza scossoni. Il governo può ripartire con più forza, dice il Premier riporta Repubblica. Per Verderami su Corriere il voto non sfiora il governo. La partita vera si giocherà per il Colle. Una buona giornata da Telpress Italia.